Buongiorno, buon martedì, sono le 7:09, io sto già morendo di caldo, ma sono pronta perché devo andare al lavoro. Ho già spulicchiato, mi sono alzata alle 6, anche perché essendo molto caldo preferisco svegliarmi presto e cercare di fare le cose che riesco a fare. Devo solamente, allora, i sanitari li ho già puliti, ma devo solamente dare l'aspirapolvere e lavare. Ma lo faccio quando torno. La cucina e le altre zone sono già tutte fatte. In cucina vi dirò che ho spazzato, perché ieri sera prima di andare a letto avevo già dato l'aspirapolvere, quindi ho spazzato e ho dato lo spray mop. Bene o male la cucina a volte passo lo straccio due volte, cioè l'aspira lava pavimenti due volte, perché comunque si sporca di più, io ho Joy e via dicendo. Invece in bagno ho solamente pulito i sanitari, ma preferisco pulire il pavimento più a fondo. E intanto mi arrivano i messaggi. Allora, stamattina ho messo questa canottiera, mi sembra che sia di Zara, non mi ricordo, è la prima volta che lo metto, e questa qui è la salopette che io ho da tantissimi anni. Mi sono vestita benino, non perché devo andare al lavoro, ma a parte che a me piace vestirmi anche solo per andare al lavoro, ma perché oggi alle 17:20 sapete che io ho quel incontro presso il centro estetico, e quindi vengo a casa, mi faccio la doccia perché comunque mi dovrò snudare, però mi rimetto già loro, tanto vado in studio, le tolgo e almeno so già cosa mettermi oggi. Dovrei anche lavarmi i capelli perché li ho lavati domenica, anche se oggi è martedì, e penso di, vabbè, li laverò domani. Stamattina gli ho fatto un po' di piastra così, in modo ondulato, ogni tanto mi piace, comunque mi piacciono tantissimo, questa misura qui mi piace tanto. Non so cosa fare, se farli allungare, tenerli così. Mio marito mi ha detto che sto bene con tutte e due, ma secondo lui è la ragione. Questa è la mia misura, anche un po' più corti, lui piacciono più corti, perché comunque io essendo bassa non sto benissimo. Allora, stamattina ho, cioè, come tutti i giorni, sto utilizzando lui, che è un fondo di Astra, ragazze, non c'è il numero, è il più scuro, io credo che sia il numero 06, il Rich, e lo utilizzo a mo' di bronzer, mi piace da morire. Sapete che io non uso il fondo. E lui lo sto utilizzando proprio solo nelle gote e mi piace un casino se riesco ad aprirlo così. È lui proprio il più scuro. E poi ho utilizzato questo, che è uno degli ultimi acquisti che ho fatto di make-up, della Wacom, il Glam Glow, che è un highlighter un po' scurino che ho messo qui, ed è il numero 06, fatto. Non fatelo. Ok. Non fatelo, mi raccomando. Io lo faccio perché, bene o male, lavoro in un centro dentale. Se mi si rompe un dente ci vado, ma voi non fatelo, mi raccomando, perché soprattutto chi magari non ha i denti proprio, cioè non ha i suoi denti, ma ha delle corone o via dicendo, o sono stati ricostruiti, mi raccomando, perché i denti ricostruiti fanno presto a rompersi. Allora, io adesso porto fuori Joy, che mi sta già aspettando. Niente, non ho messo lavatrice, non ho fatto niente, ho solo preparato il pranzo ieri sera, couscous, e io uscirò alle 2:30, ma pranzerò a casa. Mia figlia invece solo deve portare via. Allora, io adesso porto fuori Joy e ci vediamo dopo. Ragazzi, allora sono a passeggio con Joy, avete visto? Si sta abbastanza bene. Mamma mia, delle temperature così alte non me le ricordo neanche negli anni scorsi. Comunque, devo riprendere ad andare a camminare, correre, magari camminare una bella camminata veloce perché mi manca. Solo che, ripeto, ultimamente sto lavorando tantissimo e faccio fatica, devo andare la mattina presto, io neanche la sera riesco ad andarci, è davvero troppo caldo anche di sera. E adesso voglio proprio organizzarmi la settimana, ho deciso così e voglio iniziare un po' a riprendere in mano la mia vita. In questo ultimo periodo mi sono lasciata andare, infatti anche mio marito se n'è accorto e questo weekend abbiamo parlato di tante cose. Purtroppo mi vengono in mente a volte dei brutti ricordi, delle esperienze di vita, esperienze dei social, e
quello mi butta giù. Però io ho questa grande fortuna davvero, ragazzi, spesso me lo dite, come fai, Sabri, a ritirarti su? Perché passo il periodo che mi serve di tristezza, ma poi dico, ma qui si tratta della mia vita, la mia vita che ogni giorno passa, una vita che tante persone stanno perdendo, e non è giusto perderlo per delle persone che non vale la pena, a cui non bisogna dare adito e a cui non bisogna dare importanza. E così, quindi voglio iniziare a pensare di nuovo a me stessa. E poi non parliamo anche delle persone cattive che scrivono i commenti, però di loro proprio non bisogna... Bisogna fregarsene spesso, anche qui con alcune ragazze che fanno YouTube, mi dicono, come fai, Sabri? Prima di tutto non sono persone che conoscete, non pranzate con loro, non vivete con loro, quindi fregatevene. Se fosse una persona della famiglia, una persona, un'amica che conoscete, allora è un discorso, ma persone che non conoscete bisogna solamente bloccarle, cancellare tutto. 7:40, è già tardi, si può dire. Io alle 8:30 devo essere al lavoro, nel frattempo mi sto preparando la tavola per quando torno oggi dal lavoro, così mangio. Mi sono fatto un couscous con... l'ho fatto ieri sera, con i ceci, con il mais, con i pomodorini e basta. Invece a mia figlia le ho aggiunto anche dei pezzi di grana. Io no, perché ho già i ceci, lei invece mangia tutto. Qui, come sempre, quasi tutti i giorni, perché non è una cosa che sto facendo tutti i giorni, preferisco a volte bere solamente l'acqua. Invece è da un po' che non le ho fatte. Mi sto facendo una tisana con due bustine di finocchio. E dopo travaso tutto all'interno e mi porto via la bottiglia. Devo andare a buttare l'umido perché è pieno, e qui invece c'è già il pranzo per mia figlia, tutto programmato. Devo assolutamente mettere a posto lui. Oggi sinceramente a Joy non accendo l'aria condizionata, altrimenti ci vengono delle bollette allucinanti. Non mi sembra una giornata molto calda, ormai mi cieco, tanto poi io diciamo che nelle ore più calde sono a casa e quindi l'accendo magari in quegli orari lì, altrimenti davvero sì, cioè bollette assurde tutta la notte, tutto il giorno. Adesso sto facendo arieggiare finché posso, poi chiudo tutto e magari lascio aperto solo quella lì, perché posso tenere aperta solo quella, altrimenti non posso, quando siamo via, aprire altre finestre. E basta, ragazzi, io adesso magari saluto su Instagram, perché è da tantissimi giorni che non passo su Instagram, ma un po' gli impegni, un po' il tenermi il tempo per me e la mia famiglia, non sto passando, e quindi adesso passo e faccio il salutino, e noi ragazzi ci vediamo dopo, quando esco dal lavoro, speriamo che passino in fretta queste ore, così vi porto con me e vi dico un po' come è andata. Ragazze, sono tornata a casa, ho avuto un impegno dopo che sono uscita dal lavoro, è già tardissimo, devo ancora pranzare, però mi sono fermata anche alla Lidl a prendere due cose. Ho preso queste fette biscottate senza glutine, perché voglio fare almeno un mesetto di alimentazione senza glutine, anche quello aiuta a sgonfiare, non succede nulla, anche se mangiato per un po' senza glutine, anzi disintossica il fisico. Poi ho preso due buste di cuori di iceberg, non ne ho più tante, e questa settimana, visto che ho vari impegni e lavoro tanto, le ho prese così già pronte, le vado solo a lavare. E poi ho preso due confezioni di queste gallette, perché a mia figlia piacciono tantissimo, e alla Lidl costano di meno. Vabbè, non sono uguali a quelle che prendiamo noi, però cioè, guardate ragazze, si sono già sciolte. E poi le altre che ho preso è con il latte e il cocco. Allora, adesso io e Joy mangiamo perché abbiamo fame, e ci vediamo dopo, perché dopo vado nel centro estetico, però voglio, magari aspetto un'oretta, aspetto ancora un'oretta, vado anche da questo qui di fronte a me, così sento un attimino anche loro, poi torno, mi faccio la doccia e vado nell'altro. Adesso mangiamo. Ragazzi, mi sono appena fatto il caffè, cioè fa un caldo che adesso accendo l'aria condizionata, però prima di farmi la doccia voglio andare a
diciamo, a chiedere qualche informazione al centro estetico che è qui attaccato a me, ci vado a piedi. E perché rispetto all'altro, questo è proprio un centro estetico, invece l'altro ha anche altre cosine, lo conosco perché ce l'ho qui di fronte e lo conosco da una vita. E vado da loro. Se vedo che hanno già delle belle offerte, già presso poco mi sanno dire che cosa mi occorre, magari chiamo subito e disdico di là. Lo trovo anche più comodo, è proprio qui a due passi, e invece l'altro è abbastanza lontano. In questo modo mi risparmio anche un po' di benzina. Allora, adesso prendo il caffè, accendo l'aria condizionata e ci vediamo dopo, così vi dico un po' di cose. Ragazzi, allora mi sono fatta la doccia, lì c'è l'accappatoio. E io ho rimesso questi panni perché comunque li ho messi stamattina, poi sono andata a lavoro, me li sono tolti e li ho rimessi, non sto a cambiarmi. L'importante è che io sia pulita, anche perché mi devono visitare e quindi mi sono ritoccata un po' il trucco. Quasi quasi quando esco dal di lì vado anche da Pinalli, ne approfitto che ho la macchina e vado, così non sto a tornarci un altro giorno perché il mio matitone nero è quasi terminato e ne approfitto, vedo, tanto non credo di fare tardissimo, al massimo alle 6 penso di essere fuori. Adesso io vado, lascio l'aria condizionata accesa Joy e poi stasera verso le 8 lo porto a fare un giretto. Ultimamente lo sto portando fuori poco, 2 volte al giorno, la mattina presto e la sera, ma con 50 gradi assolutamente non lo porto fuori, solo che lui mi guarda e dice che sta succedendo, non lo riesce a capire. Va bene, allora adesso vado, vediamo un attimino che cosa mi dicono e poi ci ragiono sopra. Se sono 60 euro a massaggio, le morte, però se fanno dei pacchetti. Vediamo un attimino, giusto anche per me, tutto l'informativo per sentire un attimino, perché ho davvero le gambe, me le sento pesanti, sì è il caldo, ma io ho 50 anni, secondo me è più la menopausa, perché vabbè, non è un anno che non ho il ciclo, solitamente è dopo che non hai per un anno il ciclo, sei in menopausa. Ma mi sento diversa, sono mesi che mi sento proprio diversissima, vabbè, gonfia, secondo me è il caldo, secondo me. È vero che mangio anche un sacco di gelati, eh. Io quando arriva l'estate toglietemi tutto, ma non i gelati, quasi quasi smetto di mangiare la pizza per quanto io la ami, ma i gelati no, infatti anche prima me ne sono mangiato un pochino come spuntino e poi stasera devo cercare, almeno è da ieri che sto cercando di limitare un po' l'alimentazione, magari non mangio tantissimi carboidrati, stasera ne mangio un po', ma non tantissimi. Allora vado, mi immetto in quei 50 gradi, mamma mia chi me lo ha fatto fare. Lui è in depressione acuta, ma amore mio, è caldo. La mamma ti porterebbe ogni 5 minuti fuori. Dai, ancora un paio di ore e poi andiamo. Vado ragazze e vi faccio sapere tutto dopo. Sì, allora, sono tornata da un poco, bell'italiano, da un po', e mi sono messa la vestaglina da casa, devo solamente struccarmi. Adesso aspetto mio marito, mia figlia ha detto che va prima in palestra quando esce dal lavoro e poi viene a casa a mangiare. E io mi sono mangiata il gelato, forse ve l'ho detto prima, e quindi stasera pensavo di mangiare qualche cosina di un po' leggero, ma ultimamente i gelati mi stanno massacrando perché mangerei solo di quelli. Allora, sono andata e mi ha fatto una visitina la ragazza che dovrebbe poi farmi i massaggi. Ha detto che mi vorrebbe fare due cose perché ha visto che io purtroppo soffro di capillari e quindi non può farmi le coppette. E niente, mi farebbe dei bendaggi con un nome particolare. In più mi abbina anche un macchinario che aiuta ad eliminare, diciamo, l'acqua in eccesso, perché da quello che ha visto io trattengo molto i liquidi. E avrei bisogno di solo 6 sedute e poi una volta finite le 6 sedute fare, se voglio, una sorta di mantenimento. Adesso io ci penso, il prezzo vi dirò è abbastanza. Cioè, immaginavo che era così, così alto, anzi, mi aspettavo molto di più, ma siccome qualche mese fa c'era un'offerta, mi ha detto, guarda, se vuoi, loro mi conoscono, forse ve l'ho detto, ci andavo tempo fa, ha detto, se vuoi, io
cerco di farti questa offerta qui e la faccio uscire fuori come un'altra offerta e ti vengo incontro. Posso pagare in due rate, una all'inizio e una alla fine dei massaggi. È ovvio che non sono cose economiche, però se preferisco davvero investire quei miei soldini che mi sono proprio tenuta solo per me, invece che spenderli nei tappeti, perché io non so se ve l'ho detto, volevo cambiare il tappeto qui in sala, io ho questo qua, e mio marito mi ha proprio sgridato l'altro giorno perché vedeva anche che mi lamentavo del dolore alle gambe, del fatto che comunque anche se bevo, anche se vado a camminare, trattengo tantissimo i liquidi, adesso qui non si vederei, trattengo tantissimo i liquidi. E niente, ho detto dammi tempo, così ne parlo anche con mio marito e poi domani se accetto mi aspettano lì alle 5, visto che c'è ancora la ragazza che mi farebbe tutto quanto e gli do un acconto e poi prendo gli appuntamenti. In poche parole sono due alla settimana e in tre settimane avrei fatto e dopo faccio solo il mantenimento. Io sinceramente accetterei perché, ripeto, ho sentito dei prezzi molto più alti e vi dirò che è buonissimo prezzo. Lei mi ha detto che già dalla seconda vedo la differenza, vedo le gambe un po' più sottili, vedo che detto, inizia a fare un sacco di pipì, è ovvio, mi ha detto che non ti posso togliere tutta la cellulite perché lì non fa un miracolo, però ha detto che si vede tantissimo il miglioramento sia esteticamente, ma anche ha detto tu ti sentirai molto molto meglio. E niente, adesso ne parlo anche con mio marito e poi naturalmente vi faccio sapere se lo faccio, vi tengo con me, così vi do la mia impressione, le mie impressioni sia per quanto riguarda dunque l'estetica, però ripeto, a me non interessa perché non sono una persona che mette in mostra le gambe, non l'ho mai fatto in vita mia, sin da quando ero piccola, non mi metterei mai una minigonna se proprio non è d'inverno con le calze molto grosse, non mi metterei mai gli shirt, anche perché credo che a una certa età, oddio, se uno ha delle belle gambe, proprio belle, belle lunghe, belle gambe, fa bene a mettersele. Io anche se avessi delle belle gambe lunghe e magre non me le metterei, ma sono sempre stata così, non ce la faccio, soprattutto poi a una certa età faccio fatica. Poi ripeto, chi ha delle belle gambe fa benissimo a metterle in mostra, qualsiasi età abbia. E poi belle o non belle, uno deve fare ciò che vuole, ragazze, assolutamente non state ad ascoltare quello che dicono gli altri. Per me è un fatto mio personale, sono sempre stata molto timida e non sono mai riuscita a metterle in mostra, sempre se non d'inverno con calze molto grosse, ma non perché magari sono magra, grassa, non mi interessa, ma sono proprio sempre stata così io, quindi è mio problema mentale. E fanno bene le persone che lo fanno, se si sentono bene con loro stesse, devono farle assolutamente, fate sempre quello che volete voi, non state ad ascoltare le altre persone, ve l'ho sempre detto. Allora, io ragazzi adesso vi saluto perché il video è un po' lunghino, ho fatto un video, diciamo, cerco di farne uno in più quando posso. Ho già visto gli orari un po' delle prossime settimane, diciamo che questa è quella più tosta, ma da settimana prossima faccio... Diciamo, sono un po' più a casa perché ho un sacco di ferie da recuperare e poi farò due settimane ad agosto. Ragazzi, vi mando un bacio, spero di avervi tenuto un po' di compagnia, voi a me è sempre tantissimissimissimissimo. E niente, domani non so se riuscirò a girare un video, domani è mercoledì, ho giornate pienissime al lavoro, mercoledì, giovedì e venerdì, non vi dico dalle 12-13 ore al giorno, però arriverà anche il weekend questa volta, spero di andare al mare anche se è un caldo bestiale, ma mi manca. E niente, noi ci aggiorniamo e ci vediamo nei prossimi giorni. Vi voglio bene, mi raccomando, fate sempre, 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 sempre bravi. Al prossimo video.